Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e anche responsabile enti locali del PD. Una domanda su questo congresso in arrivo, già si litiga sul voto dei circoli, che giudizio dai su queste polemiche? Queste discussioni sono abbastanza ridicole perché discutere dell'1% del voto tra gli iscritti è abbastanza ridicolo. È un congresso invece molto importante, è un congresso di ripartenza, dobbiamo far sì che il 3 marzo tante persone vadano al voto e che diventi il congresso veramente un momento della costruzione dell'alternativa, dell'alternativa europeista in vista delle elezioni europee. E anche dell'alternativa riformista di popolo in vista delle elezioni amministrative. Non dimentichiamoci che a maggio si vota in 4.200 comuni, voteremo tra febbraio e maggio 4 regioni e quindi quello sarà un test fondamentale per la ripartenza del centro-sinistra e dobbiamo essere concentrati su questo. Non possiamo perderci su piccole discussioni burocratiche che di certo non aiutano la partecipazione al voto e sinceramente sono anche abbastanza insensate. Ricci, c'è una discussione in vista anche delle europee sul simbolo del PD, cioè serve uno schieramento largo, c'è chi pensa di appunto far sparire il simbolo del PD in questo schieramento, in questo contenitore più ampio. Che cosa ne pensi? C'era qualche giorno fa c'era un intervento di Ilvo Diamanti su Repubblica dove in qualche modo si soffermava sulla forza delle leadership. Io penso che noi, pur essendo un partito democratico, pur dovendo allargare, pur costruendo una fronte europeista, il tema della leadership in questo momento sia molto più importante del simbolo. Per questo è importante il congresso del PD, perché noi abbiamo bisogno di un segretario che esca con almeno il 51% delle primarie, che abbia l'autorevolezza per farlo, per questo ho deciso tra i vari motivi di sostenere Zingaretti, e al tempo stesso perché è un segretario che il giorno dopo venga riconosciuto da tutti. Cioè noi che siamo rimasti probabilmente l'unico partito democratico che c'è in Italia, ci dobbiamo porre con forza al tema del rapporto tra democrazia e rispetto della leadership. Se la leadership non è forte, se la leadership non è rispettata, non siamo competitivi. E questo è il tema. Poi con Nicola, se sarà lui a vincere come mi auguro, ragioneremo come presentarci. È chiaro che dobbiamo raccogliere questa istanza che Calenda ha fatto. Io ho firmato quel manifesto. Ci sono forze fuori dal PD che vogliono, come dire, chiedono l'unità e vogliono costruire una cosa più larga, però è evidente che non puoi costruire una cosa più larga frammentando l'unica cosa che oggi c'è, che è il Partito Democratico. E una novità degli ultimi giorni è anche l'elezione di Maurizio Landini a segretario della CGIL. Ecco, che rapporti tra PD e la nuova CGIL che vuole Ma iniziare? sicuramente noi dobbiamo avere un rapporto con tutte le forme nelle quali la società si organizza, ovviamente a iniziare dai sindacati e a iniziare dalla CGIL, sapendo che la forma della rappresentanza, che la crisi della rappresentanza colpisce tutti, colpisce anche i sindacati, non solo i partiti, e quindi come noi avremo l'obiettivo di rilanciare il Partito Democratico, dargli una forma moderna, innovativa, di battaglia, di progresso, stessa sfida a Landini nella CGIL, perché anche la CGIL, come dire, soffre dei problemi di rappresentanza come tutte le forme organizzative. Credo che sarà un confronto serio, spero non pregiudiziale come a volte c'è stato in passato, e ognuno nel rispetto dei ruoli, insomma io credo che si possa lavorare bene, di certo noi lavoreremo per avere un ottimo rapporto con la CGIL. A questa manifestazione dei sindacati, il PD. Ma intanto è importante che la facciano, perché è importante che i sindacati si siano resi conto che questa legge di bilancio non produce né ricchezza, né sviluppo, né tantomeno lavoro. E è importante che i sindacati scendano in piazza perché, come dire, mi pare una legge di bilancio con tanta propaganda, tanto debito buttato sui giovani futuri e al tempo stesso nessuno crede che questa legge di bilancio produrrà sviluppo e lavoro. E invece credo che il compito principale di un sindacato sia quello di avere e richiedere giustamente politiche per il lavoro nel nostro paese, perché non dimentichiamoci che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza. Quindi servono le reti di protezione, ma la cosa più importante per chi fa politica è contribuire alla creazione di posti di lavoro.